Benvenuti alla settima lezione del corso di Scratch. In questa lezione vedremo come utilizzare al meglio i comandi penna e esamineremo più nel dettaglio tutto ciò che si può fare con i comandi operatori. Per fare questo faremo un'attività sui poligoni regolari creando un'interfaccia che ci dia innanzitutto che ci disegni un determinato poligono regolare e che poi ci dia delle informazioni quali il perimetro, l'area, la lunghezza dei lati, il numero lati, l'angolo, valore dell'angolo interno, appunto del poligono che si andrà a disegnare. Prima di iniziare a programmare il nostro progetto, guardiamo in anteprima il risultato che si vorrà ottenere. Adesso possiamo metterci a lavoro. La prima cosa da fare è impostare lo stage, quindi andremo negli stage di Scratch e prenderemo una semplice griglia. E successivamente eliminiamo il gatto, tasto destro cancella, e carichiamo uno sprite. In questo caso ho scaricato un'immagine da internet di una matita e utilizzerò quell'immagine per fare il mio sprite. Quindi, eccola qua la matita. La rimpicciolisco. E questa matita sarà il mio sprite. Adesso possiamo iniziare a programmare il nostro disegnatore di poligoni regolari. Quindi iniziamo la situazione. La situazione che andremo a prendere è quando si clicca sulla bandiera verde. Adesso andiamo ad introdurre tutte le variabili che mi permetteranno di acquisire determinate informazioni e anche mostrare determinate informazioni. Andiamo a variabili e creiamo le seguenti variabili. La prima variabile sarà la variabile dell'apotema. La prossima variabile sarà la variabile di perimetro. La prossima variabile sarà la variabile lunghezza lati. Poi ancora numero lati. Poi angolo interno. E area. Quindi queste saranno tutte le variabili che appunto ci serviranno. Sistemiamole sul nostro schermo. La prima cosa da fare quando andremo a cliccare la bandierina verde sarà quella di azzerare tutte queste variabili. Quindi porta a 0 apotema, porta a 0 il perimetro, duplica, porta a 0 la lunghezza lati, duplica. Porta a 0 numero lati, duplica. Porta a 0 l'angolo interno, duplica. Porta a 0 l'area. Ecco qui, quindi tutte le nostre variabili saranno portate a 0. Adesso iniziamo a lavorare sulle penne. Vogliamo che quando inizia il nostro progetto ci venga richiesto di quale colore si vuole disegnare il poligono, ossia si vuole avere la nostra penna. E quindi innanzitutto introduciamo una domanda che ci chiede appunto il colore. Quindi vado a sensori, chiedi, definisci colore.
colore, due punti, e inseriamo, se in questa domanda, le possibili risposte. Quindi le possibili risposte saranno rosso, giallo, ancora blu, ancora verde, ancora viola e anche vogliamo un effetto di colori alternati, alternati. Adesso andiamo a vedere cosa dovrà fare il nostro programmino quando riceverà una di queste risposte. Quindi introduciamo se, operatore di uguaglianza, sensori, risposta sarà uguale a rosso. Andiamo a penna, quindi imposteremo di usare una penna di colore rosso. Quindi usa penna. Di colore rosso, il rosso dello stop. Impostiamo il rosso, quindi clicchiamo qui e poi andiamo al rosso dello stop. Duplica. Se invece risposta sarà uguale a giallo, allora usare una penna di colore giallo, il giallo della matita. Duplica, se invece la risposta sarà uguale a blu, utilizzeremo il colore blu, quello del movimento. Se ancora la risposta sarà uguale a verde, utilizzeremo il colore verde, quello della nostra bandierina. Se sarà uguale a viola, utilizzeremo il colore viola, quello del suono. Per quanto riguarda invece la risposta alternata, vedremo dopo come impostarla. Adesso quindi la lasciamo in sospeso all'ultimo. Quindi, se la risposta sarà una di quelle, adesso dobbiamo quindi procedere con tutte le altre domande e anche quindi con la definizione del nostro poligono e di tutti poi gli altri risultati che vogliamo ricevere. Quindi adesso impostiamo un'altra condizione se. Andiamo ad operatori e prendiamo un non. Quindi se non, prendiamo un'uguaglianza e ancora risposta. Quindi se la risposta non sarà alternata, e quindi per esclusione sarà una di queste altre, rosso, giallo, blu, verde, viola, cosa dovrà fare il nostro programma? Dovrà chiedere: definire numero lati, definire numero lati. E quindi dovremo adesso portare la nostra variabile numero lati al numero della risposta. Quindi variabili porta numero lati a sensori a risposta, quindi mettiamo qui la risposta. Dobbiamo ancora chiedere: definisci lunghezza lati. Quindi chiedi: definire lunghezza lati.
Quindi adesso a questa domanda noi risponderemo con una lunghezza e questa lunghezza dovrà essere attribuita alla variabile lunghezza lati. Quindi ancora prendi variabile, cambia variabile lunghezza lati e daremo valore, cioè porta variabile lunghezza lati al valore della risposta, sensori risposta, e quindi anche questa variabile avrà un proprio valore. Adesso andiamo a modificare l'angolo interno, andiamo a calcolarci l'angolo interno, quindi cambia angolo interno di quanto dovrà fare il cambiamento dell'angolo interno, lo definiamo con l'operatore. Quindi prendiamo innanzitutto l'operatore di divisione e inseriamo la nostra formula, che sarà ancora operatore di moltiplicazione, sarà 180 per numero lati meno 2, quindi operatore di sottrazione numero lati meno 2 diviso numero lati, variabile numero lati, e quindi il nostro angolo interno dovrà essere uguale a 180 per il numero lati meno 2 tutto diviso il numero lati. E quindi, come vedete, agganciando più operatori siamo riusciti a programmare la nostra formuletta. Adesso andiamo a calcolarci un'altra informazione, ossia il perimetro. Quindi porta perimetro, il perimetro sarà dato dal numero lati per la lunghezza, quindi operatore di moltiplicazione, e inseriamo le due variabili, numero lati per la lunghezza dei nostri lati. Un'altra informazione utile sarà quella dell'apotema, che ci permetterà di calcolare poi l'area del poligono regolare. Quindi andiamo a calcolarci l'apotema, porta apotema, e sappiamo che la nostra apotema è uguale alla lunghezza dei lati per un coefficiente più o meno uguale a 0,86. Quindi la nostra apotema può essere approssimata con questa formula. Quindi andiamo a operatori, operatore di moltiplicazione, inseriamo la nostra variabile lunghezza lati e inseriamo il nostro valore di approssimazione dell'apotema, 0,86, 0 punto, mi raccomando. Ora, dopo aver calcolato l'apotema, possiamo definire la nostra area. L'area sarà quindi uguale a porta area, sarà uguale al perimetro per l'apotema diviso 2. Quindi introduciamo innanzitutto la divisione e poi la moltiplicazione, quindi la moltiplicazione del primo denominatore, che sarà uguale al perimetro che abbiamo definito precedentemente per l'apotema, che abbiamo anche definito, diviso un coefficiente diviso 2. Bene, e con questo siamo riusciti a creare il nostro programmino che ci dà tutte le informazioni utili del nostro poligono regolare. Adesso però dobbiamo passare ai comandi che ci permettano di disegnare il nostro poligono. Adesso quindi innanzitutto andiamo a penna, perché ci serviranno tutti questi comandi qui, e andiamo a definire la dimensione del nostro tratto. Come dimensione io sceglierò una dimensione di 4, quindi porta dimensione
usa pen di dimensione lo blocco qui 4. Adesso dovremo far iniziare a disegnare la nostra penna e quindi aggiungiamo un penna giù che quindi mi dice di attivare la mia penna e quindi qua, ogni movimento che farà il mio sprite adesso verrà tracciato. Quindi penna giù e portiamo il nostro sprite in direzione 90 gradi, quindi punta in direzione 90 gradi. E adesso andiamo a definire il blocco che ci permetterà di disegnare tutti i lati. Quindi controllo, ripeti, ripeti quindi per queste operazioni il numero di lati. Quindi qui inseriamo come variabile, al posto del numeretto, inseriamo la nostra variabile numero lati. Quindi tutto ciò che sarà contenuto qui sarà ripetuto per quanti lati sarà composto il nostro polimero. Quindi adesso dovremo far compiere un determinato numero di passi al mio sprite che sarà uguale alla lunghezza del lato. Quindi fai movimento, fai quanti passi, lunghezza lati, passi, e poi dovremo ruotare. La rotazione sarà uguale a 360 gradi diviso il numero di lati. Quindi ruota, dopo ruota in senso antiorario, operatore di divisione. 360 gradi diviso il numero dei lati e poi attendi un secondo. E quindi questa operazione che mi permette di tracciare i singoli lati verrà ripetuta a seconda del numero di lati. E quindi come vedete abbiamo definito tutto il blocco che riguarda i colori, le penne con determinati colori. Adesso dovremo in modo molto semplice andare a definire l'altro blocco che sarà esattamente uguale a questo, ma che avrà una piccola variante qui in questo ripeti che mi permetterà di fare questa alternanza di colori. Quindi copio questo blocco tutto quanto dal sé fino giù. Tolgo il non e questa volta rimango solo l'uguaglianza, risposta uguale alternata e vado nel tutto questo sarà uguale, nel ripeti però vado anche ad aggiungere un altro comando che troviamo appena, ossia cambia colore di e impostiamo 50 ad esempio. Questo qui quindi a ogni lato che mi disegnerà la mia matita quindi assumerà un colore diverso. Adesso quindi facciamo delle ultime modifiche. Inseriamo in cima a tutto il nostro script un pulisci, così che ogni qualvolta noi fermiamo l'animazione e poi la andiamo a riattivare, tutti i tratti, tutte le linee che erano state disegnate precedentemente vengono cancellate, vengono pulite appunto. Poi aggiungiamo per vedere il poligono, aggiungiamo un nascondi, quindi quando la nostra penna terminerà di tracciare il mio poligono si nasconderà e quindi io vedrò solo il poligono sulla mia schermata e tutte le variabili. Quindi all'inizio mettiamo anche un mostra per far ricomparire all'inizio della nostra animazione la nostra matita. Con questo lo script è pronto, non ci resta che testarlo. La matita mi chiede: definisci colore, io inserirò il colore giallo. Definire il numero lati, definirò 6 lati. Definire lunghezza, definirò 50.
E come vedete, mi viene disegnato questo esagono. Qui ho tutte le informazioni riguardanti al mio esagono, numero lati 6, angolo interno 120, l'area 6495, la lunghezza lati 50, perimetro 300 e apotema 43,3. Guardiamo nel caso in cui avessi inserito alternata, guardiamo cosa succede. Alternata. Definire numero lati 20. Definire lunghezza lati 10. E come vedete, quindi ho questa specie di circonferenza che poi è un poligono regolare, ma appunto dal momento in cui i tratti sono molto piccoli e ci sono tanti tratti, mi dà quasi una circonferenza tutta colorata. Bene, con questo abbiamo terminato questa attività dedicata alle penne che ci ha permesso anche di disegnare i poligoni regolari. Vi do appuntamento alla prossima lezione. A presto!